Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscolo in Vita. Stamattina mi sono svegliato, mi sono fatto un caffè, mi sono preparato dell'avena. Mi sembra 75 grammi di avena e ci ho aggiunto 30 grammi di Impact Whey di My Protein. L'ho mischiato prima con l'acqua e poi ce l'ho versato sopra, è uscita una roba buonissima. E quello è il mio pasto pre-workout di oggi. Sono rientrato dall'America, è stato un viaggio di più di 48 ore, quindi ho avuto un layover pazzesco e sono tutto un pochino rincoglionito, però ora voglio rimettermi in forma e voglio riprendere il controllo sia dell'alimentazione che del mio allenamento, perché il fisico che ho adesso, vi farò vedere dopo un piccolo update, non è il massimo, voglio tornare in forma al 100%. Quindi non mi resta che dire di godervi questo video, lasciateci un like se vi piace perché sapete che mi aiuta tantissimo, iscrivetevi se siete nuovi e iniziamo. Parcheggiato qui di fronte alla palestra, oggi sarà un pull workout di ipertrofia, quindi le ripetizioni un pochino più alti, carichi un pochino minori, focus soprattutto sulla connessione mente-muscolo e sulla contrazione muscolare. Metto in questo momento il mio allenamento di oggi, let's go! Allora, chi mi conosce dirà, ma Giulio, che fai? Inizi con gli esercizi ai cavi, tu che ci dici sempre che dobbiamo iniziare con i movimenti composti multiarticolari e dobbiamo progredire su quelli. Allora ragazzi, sono i primi allenamenti da quando sono tornato dall'America e quindi la cosa principale per me è rientrare nel ritmo, rientrare nel fatto degli allenamenti, della frequenza, del volume, dell'intensità, e soprattutto io non voglio infortunarmi, perché quello sarebbe la cosa peggiore, buttarsi subito dopo un tot di tempo in cui magari non ti sei allenato e riniziare subito il tuo programma. Ovviamente se ti fermi per 5 giorni, ok, ma se ti fermi per 2-3 settimane o di più, se ti butti subito sul tuo programma con intensità alta, con i movimenti composti, c'è il rischio ovviamente di infortunarsi, è comunque più grande, perché magari soprattutto se c'hai l'ego e vuoi fare gli esatti stessi pesi che alzavi prima di andare in vacanza. Quindi invece di fare questo errore io ho iniziato con quei due movimenti ai cavi. Un'altra cosa, io coi cavi sento benissimo la contrazione sulla schiena, quindi vi consiglio di provarlo anche voi. Se state facendo con i barbell o i dumbbell, ovvero con i manubri o col bilanciere, non sentite più tanto stimolo, passate un attimo ai cavi, quella potrebbe essere una variazione del movimento, allenate esattamente la stessa cosa, ma coi cavi mantenete la tensione costante sempre nel movimento e sempre nel muscolo. Quindi provatelo soprattutto nella vostra giornata di ipertrofia. Qui rispondo a un'altra domanda che è: ma la giornata di forza, la giornata di ipertrofia che fai nei tuoi programmi che puoi trovare gratuitamente sul mio sito, ma fai gli stessi esatti esercizi oppure li puoi cambiare? E in realtà ragazzi potete fare entrambi, potete tenere gli stessi esercizi, perché ovviamente più praticate un esercizio, più diventate efficienti a fare quell'esercizio e più riuscite a progredire. Però se volete potete anche cambiare gli esercizi per aggiungere un po' di variazione, per appunto buttarci dentro questi cavi, potete buttarci dentro un paio di superset con i muscoli antagonisti, e questo vi rende il tutto un pochino migliore, più divertente. E lo sappiamo, ve l'ho detto, se vi piace il vostro allenamento andrete in palestra e otterrete più risultati, che a lungo termine è esattamente quello che vogliamo, perché ovviamente il fitness non è uno sprint, è una maratona, ve lo dico sempre, dai! Ok raga, come promesso un bel physical update, vediamo un po'. Sono tutto sudato raga. Allora, aspetta che abbasso un attimino, così vedete meglio. Ecco fisico, sotto buona luce, ok, e dopo col pump. Non ho un pump davanti, ma pump braccia e soprattutto schiena. Questo sono io sentendo il contatto, questo è il nostro. Ok, quindi non troppo male, soprattutto dopo 14 giorni di pausa. Se fate dieta flessibile vedrete che anche quando viaggiate non c'è bisogno di sgarrare, perché sapete esattamente tutti i valori dei cibi, quindi comunque più o meno, anche se non contate, se non tracciate, sapete più o meno quanto state mettendo nel vostro corpo, ed è tutto quello ragazzi. Questo è il fisico dopo 14 giorni di stop. Beh, veramente hanno tutto bene, sono contento. Niente, fatemi sapere che ne pensate, se pensate che ho perso volume oppure sto mantenendo abbastanza bene.
Ok ragazzi, sono venuto qua sotto la Vera per fare una bella fotina. L'avevo vista da Dario Vignali, ha un canale pazzesco, ve lo consiglio di andare a vedere se soprattutto volete imparare un pochino sulle cose imprenditoriali. Penso che sia il migliore qua in Italia, quindi dovreste andarlo veramente a vedere, c'ha un bel canale YouTube. E avevo visto che aveva fatto una foto con la palma, il W, e quindi ho provato a replicarla, la metto ora sullo schermo. Niente, torno a casa, c'ho una fame assurda, ancora non ho mangiato niente post-workout. Oddio, perdo tutti i gains, devi mangiarti protein shake. No ragazzi, basta che mangiate qualcosina, carbo, proteine, 30 grammi, entro 2 ore dopo l'allenamento. Quindi c'ho ancora tempo, andiamo a casa. Siamo arrivati al mercato, vado un attimo a fare la spesa. Bene, ho preso avocado, pesche, tonno in scatola perché non c'era la fesa di tacchino, quindi sono andato di tonno e un pochino di sushi. Ok, sapete quando tornate a casa e avete una fame assurda, che magari non avete mangiato, non vi siete preparati un pasto, quindi arrivate a casa e siete "voglio mangiare", quindi magari vi fiondate direttamente sul pane, sui grissini, magari con la cosa rapida? No, ecco qua il pasto post-workout, rapidissimo. Dei ceci, tolti dalla scatola, dei pomodorini e 100 grammi di tonno in scatola. Così che in questo modo è veramente, invece di buttarvi sul pane, cioè avete una cosa rapidissima, mentre poi vi cucinate il vero e proprio pasto. Questo è un piccolo consiglio, questo è facilissimo, tirati fuori dalla scatola. Carboidrati e proteine, pazzesco. Ok, vi faccio vedere un piccolo snack, dato che mi rimangono un pochino di grassi. Ho aumentato i grassi di un bel po' e sto provando e mi sento veramente molto bene. Quindi vi faccio dell'avocado, ma questo non sarà solamente un avocado, bensì del guacamole. Molto più buono, stesso identico apporto calorico. Mangiare così l'avocado a metà non è che sia, che ci abbia chissà che taste, però basta che ci aggiungete un pochino di sale e mezzo limone, fate su un guacamole fatto su buonissimo e poi ci potete magari inzuppare questi picos integrali, grissini integrali o qualsiasi altra cosa. Uno snack perfetto se state da soli, se state con la ragazza, con gli amici, se dovete guardare la partita di calcio. Invece delle patatine vi fate questo snack. Ha un apporto di grassi elevato, ovviamente l'avocado, sono grassi buoni, se avete spazio nei macro è perfetto. Vi faccio vedere come si fa. Avocado, basta che lo tagliate a metà, prendetene uno bello maturo, così quando lo tagliate è abbastanza morbido e potete toglierci tutto. Tagliate a metà così. Ok, scegliete quale parte usare, io uso questa metà così che il nocciolo rimane la metà che metto in frigo. Ci faccio semplicemente delle linee così, in verticale e poi in orizzontale. Prendo un cucchiaio e lo scodello fuori proprio così. Ci aggiungiamo il limone. E quindi eccoci qua, che vi faccio vedere un piccolo snack. Avocado, mezzo avocado, un po' di guacamole con dei picos integrali. Una bomba, snack perfetto, me lo faccio quasi ogni giorno, ve lo consiglio. Ok, ho appena controllato i macro, perché sì, ho riniziato a contare i macro, lo sapete, ho fatto 2 settimane senza fare niente, che stavo in America, non volevo preoccuparmi troppo del cibo, volevo rilassarmi, ma adesso che sono tornato ho messo come obiettivo mantenimento slash massa, quindi sto alle calorie del mio fabbisogno giornaliero più un 100-200 calorie, che sono 2700 calorie. Non mi sono fissato l'obiettivo fisso, ho detto tra il 2007 e il 2009 e sto a posto, perché anche se accumulo un pochino di grasso va bene a lungo termine, non è un problema, soprattutto per la fase di massa, anzi potrebbe aiutarmi a essere più forte. Ovviamente non vogliamo diventare grassi subito troppo rapidamente, quindi 2007-2009, se vi tenete da un 200-300 calorie di surplus va benissimo. Dicevo, non so se riuscite a vedere, siamo a 1770, 32 grammi di grassi, 253 grammi di carboidrati e 115 grammi di proteine. E allora mi faccio un cornetto gelato. Questi sono solamente 170 calorie e nella dieta flessibile un 20% di calorie può provenire da questi cibi appunto più sporchi, che però sono gustosi, e io li consiglio per la costanza, che aiuta semplicemente a rispettare la dieta. E un 20% di cibo, non ci sono problemi assolutamente a livello di composizione corporea se li fate includere nei vostri macro. Non è uno sgarro, è la dieta flessibile. Mi raccomando, basta che la maggior parte dei vostri cibi siano non processati, siano whole foods, integrali, organici, veri e propri cibi solidi, buoni, salutari. Però un gelatino non fa nulla. Nel video di oggi ho voluto quindi aggiornarvi sulla mia alimentazione e vi ho fatto vedere il mio fisico dopo appunto 20 giorni, non so perché prima ho detto 14, 20 giorni di stop. Avevo solamente fatto quell'allenamento alla Gold's Gym e poi l'ultimo allenamento a mezzanotte in Canada prima di partire. E niente, avete visto il mio fisico? Fatemi sapere nei commenti cosa pensate. Io pensavo in questo lean bulk, comunque in fase, prossima fase di massa, di concentrarmi soprattutto sul petto, sulle braccia, sugli addominali, che voglio costruire un pochino di più, e soprattutto sulle gambe, che così posso anche far crescere quelle, perché devo dire che stanno un po' indietro, lo sto notando anch'io.
e questo non va bene, soprattutto se devo essere da esempio a voi. Quindi, detto questo, vi ho fatto vedere alimentazione e allenamento, è stato un video standard, io spero vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se volete più video come questo, vi ho fatto vedere le ricette, se no lasciateci un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!